Oggi non so che fa da mangiare. Che fate? Siete al mare? Che fate oggi? Vado a cappelletti di mare. No, sembri una messicana. Damo, vai, alzati, si va a fa, vai. Che fai, Fra? Taglio il pane a cubetti per poi metterlo a molle. Te nonna, mi raccomando, controlla, eh. Aggiungiamo l'acqua. E il pane. E lo lasciamo mollare per qualche minuto. Sai. Sai, allora adesso ci occupiamo del pesce. Va bene, nonna? Sì. Persico e merluzzo. Andiamo a fare a cubetti. Io nonna, ma una canzone sul Canta, mare. Una canta. canzone Di sul chi è mare. canta? Canta perché ti Canta una piace. Amore di canzone di sale. vola, colomba bianca vola, Sempre guinea tu, quella lì. Non c'è una canzone del mare, e oh. che danza la pizzola, Quella del fazzolettino mi garba di più, quella del fazzolettino. e io la mia Com'è vecchia, sapore di amore sale? dammi quel fazzolettino, vada alla fonte, lo vada alla parte. E lo lavo con acqua e sapone, e lo strillo con sera vapore, ogni piedina bacino di amore. La mettiamo aglio tagliato in mezzo, un pezzetto di peperoncino e olio e facciamo scaldare. Ora mettiamo il pesce nella padella. Sì, Vai. mette il pesce nella padella. Allora mettiamo gamberetti. E poi che ci si mette? Poi ci si mette il naso del pezzo che abbiamo tagliato così e lo facciamo insaporire. Vedi, Vai. è vero poco. Gli diamo già un pochino di sale. Pierina, dopo devi riempire i cappelletti, eh? Tanto quelli li per riempi anche da seduta. E ci mettiamo anche un pochino di pepe. Sta attenta, nonna. Cappelletti che faccio più a Sì, si fanno un pochino di già pepe. no, non mi Vai. veniva a E modo. E dai tornelli ce li facevo, ma cappelletti ce la faccio. ora facciamo insaporire. Vai. Sì, Ma il pino buono, nonna, ci vuole il liquore, è vero? ci vuole il liquore. Vai. Ora viene saporito. Ci rimetto Basta, 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 dentro. basta, tanto con tutto il liquore. Oh no! Alla fiammata, là! Bello! E ora è quasi pronto. Va. Lo andiamo a mettere nel mixer e lasciando fuori il peperoncino, che mi sembra che ora lo levo, e l'untino. Aggiungiamo il prezzemolo. Poi che ci mettiamo Il fra? pane ammollato. Tutto. Sì, si strizza. Bravissimo, come strizzi bene, amore. Vai. E ora andiamo a tritare tutto. Adesso azioniamo il mixer e tritiamo tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Ecco, questo è il piano. Ora la Francesca farà la prova assaggio per vedere se è buono di sale e di Guarda, come pepe. la vedo io. Un po' di sale ci vuole. E mettiamo un pochino di sale. Guardi. Il piano sta raffreddando. Andiamo ad aprire le nostre vongole. In una padella mettiamo aglio, prezzemolo, peperoncino e ci andiamo a mettere le nostre vongoline. E le andiamo ad aprire. Si stanno quasi aprendo le nostre vongoline e fra poco le andremo a togliere dal fuoco. Sono pronte, le scolo e le metto in una bacinella, tanto per ora. La padella andiamo a aprire anche le nostre vongole veraci. Le veraci sono aperte e le scoliamo e le uniamo ai nostri lupini.
l'acqua di, che è fuoriuscita da tutte e due le nostre vongole, le mettiamo da parte filtrandolo. Mandolini a pezzetti. Se vuoi neanche a casa. Adesso facciamo scaldare l'olio con l'aglio. Aggiungiamo il pomodoro. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura delle nostre cozze, delle nostre vongole, e facciamo andare un attimo il nostro pomodorino. Aggiungiamo la passata di pomodoro. E il basilico. Vai signora. E adesso facciamo cuocere per qualche minuto. Ok, il pomodoro ha un po' già cotto, ci andiamo ad aggiungere le nostre vongoline. Insaporiamo per bene e lasciamo cuocere 2 minuti e basta. Il sugo è pronto, ora lo lasciamo un attimo riposare e andiamo a fare i cappelletti. Andiamo alla cosa più lunga, a chiudere i cappelletti. Vai, fra. Prendiamo un pochino di fieno, lo mettiamo in un cappelletto, prendiamo quello sopra, lo schiacciamo per bene e togliamo il fieno in eccesso. Ecco così. Ora vi farà vedere la pierina. E ci metto dentro. E poi dopo lo chiudo. Non ti vedo, chiude bene, non mi chiudi bene. E ecco il cappelletto chiuso. I cappelletti sono pronti. Pierina, quanti ne hai fatti di cappelletti? Parecchi. Uno, manco troppo, dici te. Ora andiamo a cuocere, va bene? Vai. Acqua a bollore, ma non troppo forte, sennò i cappelletti si aprono. E andiamo a versarci i cappelletti, se non mi ustiono. Dovranno cuocere circa 8-9 minuti. I cappelletti sono pronti. Le andiamo a scolare con la foratella e a mettere nel nostro sughetto. I cappelletti di mare, l'ha fatto uno solo la Pierina, eh? Ora si immagino, no? Sono molti buoni. Vai, ora si immagino. Immagino, c'è una bella paglia. Canta, canta!